Sono un imprenditore agricolo di Imola, sono 22 anni che faccio bio, chiaramente negli anni si sono cambiate le colture. Faccio del porro anch'io per vendere nei vari mercatini. È stato piacevole vedere che è molto facile farlo in questo modo con la pacciamatura. Io sono abbastanza contrario alle pacciamature in plastica, non ne ho mai cercato di fare. Ho sempre cercato di pulire le colture manualmente, però questa è molto interessante perché ho visto che con due interventi siamo riusciti a mantenere pulito. Non ho dovuto cambiare particolarmente niente. La macchina per la pacciamatura, qui in questo caso, è stata usata la stessa che si usa nelle pacciamature tradizionali. L'utilizzo dell'acqua viene ottimizzato, nel senso che c'è bisogno di dare meno acqua, il terreno rimane più fresco, rimane più coperto e protetto dal sole, crepa meno e quindi per la coltura è senz'altro il massimo. Questa coltura non ha neanche subito concimazioni. Ho voluto provarla anche su un pezzo di cocomero e di melone, poche piante, per vedere anche lì come si comporta. Ho già visto che non si è rotta per il momento, poi chiaramente stiamo parlando di una coltura che copre diversamente, per cui avrà una durata ancora maggiore. Quello che ho visto nel melone, che non cuoce come le altre pacciamature plastiche. Questa è veramente, non scotta il melone, insomma. Se devo fare l'anno prossimo su certe colture, magari orticole, sicuramente utilizzo questi teli che ho visto che fanno il mio caso, anche perché il dovere distruggere dei teli di plastica, smaltire in modo corretto, comporta degli oneri, delle spese, a parte dell'estirpazione, che io non ho abbandonato, insomma. Invece questo sistema sicuramente è ottimale. Il telo per pacciamatura biodegradabile in Mater B è prodotto con materiale certificato ai sensi dello standard europeo N17033 per i film di pacciamatura biodegradabili. Quindi è un telo che alla fine del ciclo colturale viene interrato nel suolo e biodegradato dai microrganismi che lo trasformano in anidride carbonica, acqua e biomassa. Inoltre, il telo per pacciamatura biodegradabile Mater B è riconosciuto all'interno del decreto legislativo sui fertilizzanti come prodotto ad azione specifica sul suolo.